Tutti gli errori da evitare nell'installazione di una pompa di calore per acqua calda sanitaria. Qui invece vediamo dove si è attaccato l'installatore per prendere l'acqua fredda. Qui abbiamo l'acquedotto, il filtro, classico filtro, e poi si è attaccato verso il bollitore. Qui invece abbiamo le mandate dell'acqua fredda che vanno verso l'impianto, quindi verso i rubinetti e le docce. Cosa c'è che non va? Manca la valvola di non ritorno. Infatti questo cliente nello specifico lamentava che trovava acqua calda quando apriva il rubinetto dell'acqua fredda. E questo succedeva perché? Perché senza una valvola di non ritorno, quando il cliente tirava acqua da questo tubo, quindi l'acqua fredda del rubinetto, l'acqua calda all'interno della pompa di calore tornava indietro e andava verso il rubinetto dell'acqua fredda. Questo è un problema che poteva essere tranquillamente risolto con qualche euro per una valvola di non ritorno posizionata in questo punto. Anche la parte elettrica, ovviamente, trattandosi di una pompa di calore elettrica, ha il suo perché. Quindi, tipicamente la pompa di calore ha una presa asciugo. Certo che se anziché prendere una multipresa di questo tipo metteva un quadro elettrico bello e pulito, sarebbe stata tutta un'altra cosa. Ma mi vorrei soffermare su questo dettaglio dove l'installatore ha inserito un timer e questa è la situazione che ci siamo ritrovati, un dispositivo buttato lì all'aria senza protezione dove passa della corrente e quindi chiunque potrebbe farsi anche del male. Passiamo poi al capitolo della canalizzazione. Ecco, questa è una pompa di calore installata dentro casa sugli attacchi di una doccia che non esiste più. È stata canalizzata poi con delle tubazioni in acciaio inox. Qual è il problema di queste tubazioni? Che da qui esce aria fredda. È aria fredda, più fredda di quella presente nella stanza, e quindi se nella stanza è presente dell'umidità, qui si creerà della condensa. E quindi creandosi della condensa andrà a bagnare ovviamente il tubo, andrà a bagnare il coperchio della pompa di calore e ovviamente troverò una pozzanghera per terra. Qui invece è stata utilizzata una tubazione in plastica, la ripresa dell'aria quindi è fatta dall'interno e viene espulsa verso l'esterno. Un bel lavoro, sicuramente molto più pulito, ma anche qui mancante di coibentazione. Se qui ho particolare umidità, troverò della condensa su queste tubazioni, con un conseguente disagio per l'utente finale. Ora passiamo invece all'aspetto della manutenzione e qui ci ritroviamo la ripresa dell'aria di una pompa di calore all'interno di una centrale termica dove c'è anche una caldaia a legna. Quindi non è mai stato pulito il filtro di ripresa dell'aria, queste sono le condizioni, la pompa di calore non funzionava bene, consumava un sacco di energia elettrica e queste sono le condizioni all'interno della pompa di calore. Quindi aprendo il coperchio ci siamo ritrovati uno strato di cenere, di polvere, che andava a ostruire il passaggio dell'aria nella batteria. Qui è palese che non è mai stata fatta manutenzione, anche il vassoio di raccolta condensa ovviamente era intasato, perché nel momento in cui c'è dell'acqua qui si va a impastare con la cenere, con la polvere, intasando qualsiasi cosa. Anche la parte elettronica ovviamente ne risente e se vado nel dettaglio, ecco, come vedi la batteria originale dovrebbe essere questa per permettere il passaggio dell'aria, invece è completamente tappata dalla polvere. Un disastro, questo ti comporta un funzionamento di molte ore durante il giorno della pompa di calore senza le rese ovviamente predefinite dal produttore. Tradotto in soldoni, il cliente si ritrovava bollette elettriche sempre più salate perché non aveva fatto manutenzione. Dando per scontato che il tutto venga installato da personale qualificato che abbia fatto un corso di formazione, che abbia dei requisiti per poter installare, che sia formato per poter installare le pompe di calore, anche il prodotto ha la sua importanza. Ti ricordo quindi le tre cose che devi controllare quando qualcuno cerca di venderti una pompa di calore per acqua calda sanitaria. Il primo è il COP, quindi le prestazioni della macchina. Nel caso dell'acqua calda sanitaria, il COP deve essere superiore a 3,8 per essere sicuro di avere un prodotto veramente eccellente che consumi poco. La seconda cosa è l'assorbimento elettrico, quindi quanti watt consuma la macchina quando è accesa.
Ecco, controlla che sia sotto i 480 watt in modo da avere un basso consumo elettrico. E poi fatti dare l'etichetta energetica della pompa di calore. È quell'etichetta tutta bella colorata in cui viene indicato il consumo annuale della pompa di calore, quindi quanti kilowattora elettrici consuma in un anno. Per controllare questo valore in un'etichetta energetica ti ho riportato qui a fianco un esempio dove ho cerchiato il valore di consumo annuo. Ecco, mi raccomando, questo forse è il dato più importante di tutti, il consumo annuale dichiarato dal produttore. Ma tu in base a cosa scegli una pompa di calore? Non è un telefonino che puoi sceglierlo in base all'estetica, al fatto che sia più figo uno rispetto all'altro. La pompa di calore è un sistema che consuma, quindi i parametri più importanti da valutare sono proprio i consumi. Se sbagli nella scelta, rischi di portarti a casa un debito per i prossimi 20 anni. Bene, con questo ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. E come sempre, se non sei ancora iscritto al mio canale, ti invito a farlo in modo da ricevere in anteprima i miei prossimi video. E se hai qualche domanda specifica per il tuo caso, puoi scriverla nei commenti qui sotto.